noi siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che ci fa riagandare, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la detta e l'udiava, la termenza e basta, siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che ci fa riagandare, noi siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la detta e l'udiava, la termenza e basta, forza, vecchio, cuore, bianco rosso, forza, vecchio, cuore, bianco rosso. Hey! Ma lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Bianco Rossi su YouTube. Perché se no combatta po' gli mangazza e bello non è. Mister, un Senigallia che esce sconfitto di misura, avete avuto forse un impatto difficile con questa gara nei primi 25 minuti più Teramo che Senigallia? Sì, sì, il Teramo sicuramente nella prima parte ci ha spaventato diverse volte. È stato il Teramo che mi aspettavo, che avevo presentato alla squadra e contro cui all'inizio non abbiamo lavorato benissimo. Dopo 20 minuti, purtroppo dopo il gol, abbiamo cambiato il nostro assetto, abbiamo spostato alcune pedine e giocato in maniera un po' differente, cercando di mantenere la loro linea un po' più bassa, e questo ci ha sicuramente giovato, perché poi per 20-25 minuti del primo tempo si è visto che abbiamo giocato un grande calcio, abbiamo schiacciato i nostri avversari nella loro metà campo. Per buona parte del secondo tempo abbiamo fatto lo stesso, però quello che ci manca in questo momento, che ci ha sempre comunque contraddistinto, che è sempre stato un attacco molto prolifico, teniamo palla, giochiamo anche un discreto calcio, però siamo poco incisivi, e ovviamente quando devi far gol per recuperare, in questo momento manchiamo in quella parte di campo. Costruiamo bene, quando arriviamo ai 20 metri facciamo sempre tanta fatica. Ma per voi è un momento questo un po' difficile, 4 gare un solo punto? Sì, 4 gare un solo punto sicuramente non è un tabellino invidiabile. L'unica cosa che so fare io è non lamentarmi, non cercare alibi, non disperare, e rimanere molto lucido e cercare di lavorare. Poi se lavorerò io, non lo so, comunque io sto lavorando così e non mi lamento, e con questi devo venirne fuori, perché comunque credo che i ragazzi anche oggi abbiano dimostrato di avere grande attaccamento alla maglia, perché hanno lottato tutti i 95 minuti e qualcuno ha fatto una partita di spessore. Contro avevamo giocatori molto forti, una squadra molto organizzata, con una gamba e una qualità notevole, con alcuni interpreti assolutamente top player, secondo me, del campionato, e quindi era molto difficile. Dobbiamo lavorare a testa bassa, dobbiamo rimanere comunque fiduciosi, non buttare giù la testa. Domenica, dopo la sconfitta contro il Sora, ho visto un ambiente dello spogliatoio decisamente troppo abbattuto. Non è sicuramente quello lo spirito con cui lo spirito con cui si può perdere, se si può perdere, comunque nello sport si dovrebbe poter perdere, è quello di questa sera, è quello di Chieti, dove noi siamo una squadra che fa la partita, siamo una squadra che vuole assolutamente raggiungere il risultato. Poi in quel caso lì si accetta la sconfitta, ma se queste caratteristiche non ci sono è un po' più difficile e forse un po' più problematico venirne fuori. Ecco, il Teramo insieme alla San Benedettese, l'Aquila e il Chieti, lei crede che sia una delle squadre che lotterà fino alla fine per la vittoria del campionato? Io penso di sì. Il Teramo che ho visto nelle partite che ho visionato prima di giocarci contro e il Teramo che ho visto questa sera, secondo me è una squadra decisamente ben costruita, una squadra decisamente organizzata. Ripeto, per quello che può valere il mio parere, ha degli interpreti notevoli, non li scopro sicuramente io, quindi credo che sia una squadra molto, molto quotata.
Siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che si fa di agandano, siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette e l'udiava, la termenza e basta, siamo il Teramo, sulle mani con mano, siamo il Teramo, che si fa di agandano, siamo il Teramo, siamo noi punto e basta, la dette e l'udiava, la termenza e basta, forza, vecchio, cuore, bianco rosso, forza, vecchio. Lo sai che ti affamo tu? Ti devi iscrivere al canale I Biancorossi su YouTube. Perché se no combata po' gli mangazza e bello non è.